Quindi le nostre zone sono state duramente colpite dal terremoto l'anno scorso. Ci stiamo avvicinando all'epicentro del terremoto che c'è stato ottobre scorso. Fino a ottobre. Però questo video non vuole essere un video triste come quello che ho fatto al lago. Anzi, questi posti nascondono delle bellezze mozzafiato. Il Grande Nera, che ospita una buona popolazione di trote. Stiamo dirigendo verso Visso, un paese che praticamente è scomparso, un paese fantasma, quasi scomparso. La gente ormai vive in delle baraccopoli, in delle case prefabbricate di legno. Tanti sulla costa. Tanti sono stati spostati sulla costa marchigiana. Non bisogna abbandonare questi posti. Innanzitutto non bisogna abbandonarli. Anche una cosa come la pesca, bisogna continuare a frequentare questi posti. Anche perché nasconde dei tesori fantastici. Iniziamo con un po' di more. Sì, cambiamoci. Oggi c'è una novità. Io non pescherò, ma farò dei video. Farò dei video a Giacomo che pescherà a mosca. Cercherò di filmare l'attacco delle trote sulle sue secche, sulle secche di Giacomo, che Giacomo abilmente lancerà davanti. Oggi a loro. Siamo sul Fiume Nera, guardate che posto, ragazzi, ma quanto è bello. Bellissimo. È uno dei posti più belli che abbiamo qui delle Marche. È un mesetto circa che non lo pesco e fremola la voglia di andare. Qua di solito si vedono sempre delle trote stazionarie di ingrassi in acqua. Che succo. Acqua purissima. Ecco lì c'è una trota che staziona. Ah, sì. Occhio, lo puoi avvicinare? Un 45. Questa è bella, eh? Bella faria. Qui c'è tanta corrente. Quindi avremo compagnia, altri due pescatori che sono là. Però a noi non interessa. Noi vogliamo prendere una trota secca, vero già? Abbiamo il nostro posticino. Qui sono piante acquatiche, mamma mia, non c'è terraferma qui. Manzi comunque. Non ce ne sono? C'erano praticamente delle iridee che erano fuggite probabilmente dall'allevamento di Visso. C'è poco terremoto. Più a monte. Sì, però sono state prese. Cioè Giacomo ne ha presa una quest'estate, ma non le vediamo più, quindi sono sicuramente state killate da qualcuno.
manzo. Ho attaccato un manzo. Col dropper, una ninfetta. Ma è un manzo. Questo non lo tiro fuori. No, sarà 3 kg. Che cazzo gli faccio? Madonna mia, che manzo. No, no, no. Eccola. Oh, persa. Ma rotto. Ma rotto. È un manzo, era un manzo. Con cosa inizi? Questa è una mosca che si chiama shark fin, pinna di squalo. Uh-huh. Molto semplice e molto catturante. Speriamo. Nodino. Lì si vedono trote. L'occhio esperto di Giacomo. La lingua esperta di Giacomo. La saliva esperta di Giacomo. E la mosca è stata legata. Era buono come lancio? Quando sto pescando con uno 0,12. Un po' più sopra. Lì. Lì è buono. Vediamo se la prende. Cazzarola. Non è. È una trota minuscola. Tipo là. Cacchio. Prima mangiata per Giacomo, l'ha sbagliata vergognosamente, direi. Io che mi aspettavo un bel combattimento con una over 50. No, era piccola, però. Cazzo. Eccolo! Hai visto il rifiuto? Cambiamo mosca perché Giacomo ha avuto un rifiuto, è stato rifiutato. Fai la faccia di uno che è stato rifiutato. Beh, questa la dovresti piacere. Grande già! Pensavo fosse più piccola questa qui, eh! Questa la dovresti via! Grandissimo! Sboniamoci le mani, bene! Sì, abbassiamo la temperatura, porca! Troppo bassa! Girami. Bellissima. Alcina. Che è la mosca? Sì, si chiama Alcina. Oh, aia. Ok. Bravo Giacomo. Scappotte. Scappotta, così. Stai asciugando la mosca? Se almeno non affonda. Guarda quanto si diverte. Torniamo in pesca.
Elicottero questo, eh? Sì. Ah, figo. Ha volato anche qui davanti a te. Te lo giuro. Via via col video. Questa si vede di più. Eccola! Cazzarola! Sbagliata! Ma come ha fatto non c'è? Eri sicuro questa qui? Sbagliata! Ai 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 ai, seconda slamata. Va bene, dai, va bene. La pescata sta volgendo al termine, la luce è scesa e purtroppo siamo riusciti, cioè Giacomo è riuscito a prendere una sola trota, ma l'attività non è stata delle migliori. Adesso ad esempio si è fermata totalmente. Spero che questa tipologia di video vi sia piaciuta con il cellulare che ha affiancato la GoPro. E se vi è piaciuto scrivetemelo nei commenti e lasciate un like e noi ci vediamo alla prossima. È grossa, la pesa di qua. A me pare che la pesata ancora, hanno fatto una double.